Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Un mese e mezzo fa la neve e una fermana che doveva ancora mettere parecchi mattoni alla casa salvezza. Oggi c'è il sole e i giallo-blu sono al sicuro. Sopra l'obiettivo stagionale manca solo da sistemarci un bel fiocco, magari sgambettando un'altra grande. Fermana Perugia, il via alle 15 e il recupero della partita rinviata a metà febbraio. Umbri costretti a vincere per non lasciar scappare definitivamente il Pescara capolista. Sarà un tuffo al cuore per Giovanni Cornacchini, Joe Condor con la maglia del grifo addosso, dal 92 al 95, 107 presenze, 60 gol, due volte capocannoniere in C1 e promosso in Serie B nel 94. Ma l'allenatore gialloblu non è abituato a fare sconti. I suoi, peraltro, in casa vanno a punti da 12 partite. Stadio Recchioni illibato dal 1 novembre. E infatti il collega biancorosso Fabio Caserta teme molto la tappa di fermo. Riesce a costruire fino a questo momento i punti salvezza proprio in casa. E riesce nel campo, è un campo piccolo, un campo dove l'intensità è elevata, dove loro sono bravi nel saper gestire un po' le situazioni della gara. È una squadra che non molla mai. Non molla mai la Fermana, che stavolta si concede un po' di turnover dopo la fondamentale ma dispendiosa vittoria di sabato col Modena. Fuori Lungo, De Genti, Cognigni, De Pascalis, Demirovic e Bigica. Tre invece gli indisponibili sul fronte Perugia, ovvero Favalli, Sgarbi e Konaté.